Buongiorno carissimi, ci troviamo a Santa Caterina Villahermosa insieme all'assessore Palmina Lorè. Buongiorno assessore, Buongiorno. buongiorno, siamo qui perché oggi? Oggi siamo qui perché, nonostante avevamo il defibrillatore messo qualche anno fa, 2 anni fa, si è rotto e quindi per qualche mese il militare in congedo non ha avuto il defibrillatore a cui tutta la comunità tiene tantissimo perché è esposto in un posto che speriamo mai però può servire a tante persone. Quindi è stata nostra premura far togliere il defibrillatore che era rotto e mettere il nuovo defibrillatore che da oggi sarà a servizio di tutta la cittadinanza. E sappiamo già che a Santa Caterina ci sono oltre a questo altri 2 defibrillatori e soprattutto tanta gente formata. Dove sono collocati gli altri? Così lo L'altro, diciamo. uno collocato davanti al comune e l'altro di fronte alla posta, quindi gli posti che sono vicini a Strategici. situazioni che normalmente sono molto popolate, quindi sicuramente sono a servizio di tutta la comunità. Questa è una cosa utilissima per tutti i cittadini, grazie. E verrà collocato nella Verrà posta. collocato nel suo posto, che è questo appunto davanti al militare in congedo, fermo restando che è a disposizione di tutti. Va bene, grazie a tutti, grazie perché questa è una cosa molto utile per la nostra cittadina e speriamo che vengano altre iniziative di questa portata utile. Insieme Grazie a al tutti. defibrillatore, anche questa volta formeremo altre persone, in modo tale che il maggior numero di persone a Santa Formate. Caterina è in grado di utilizzarlo, Sì. altrimenti diventano strumento Domanda inutile. inutile, qui naturalmente i militari in congedo ci sarà qualcuno già. Noi stiamo pregando e stiamo prendendo l'impegno proprio con i signori del militare in congedo affinché siano loro a saperlo utilizzare all'interno del Giusto. militare in congedo, ma anche a servizio di tutta la cittadinanza. Grazie per questo servizio. Adesso io lo pubblicherò, lo informeremo tutta la cittadina di questa cosa molto utile. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a te. Grazie. Ciao. Ciao.